Troppa energy ti ha Ideatec Trentino per la Calcedonia Verona nell'ultima amichevole precampionato giocata al Palatrento. Il risultato parla chiaro, un 3-0 che fa ben sperare per l'avvio della stagione, con una squadra che appare in continua crescita. I ragazzi di Stoichev nell'ultima settimana hanno collezionato 3 vittorie contro compagini che si presentano al nastro di partenza come assolute protagoniste. Contro Verona i trentini hanno girato a 1000 in ogni fondamentale, senza contare che un giocatore chiave come Nemec se ne è rimasto tranquillo in panchina a godersi l'ottima performance del suo sostituto, il giovane Gabriele Nelli. Per lui 10 punti, 2 muri, 2 ace e un positivo 46% in attacco. Meglio di lui ha fatto Pippo Lanza, miglior realizzatore, con 19 punti. Complessivamente la prova dell'Energy TI Ideatec Trentino ha convinto, ottimi i numeri in battuta con 6 ace e in attacco con appena 2 errori. Di altro tenore la prova dei veronesi, molto fallosi in tutti i fondamentali. Domenica si comincia a fare sul serio con l'inizio della Superlega Unipol Sai. Appuntamento al Palatrento alle 18. Dall'altra parte della rete ci sarà l'Attonazzo Padova. Ho giocato la mia pallavolo, quello che faccio in allenamento, e devo dire che sono molto contento di questo risultato, della mia prestazione. Siamo un bel gruppo e abbiamo tanta voglia di lavorare, di crescere e di far molto bene. Sempre quando si arriva vicino alla prima partita, la sensazione è quella che potevamo fare qualcosa di meglio. L'esordio della squadra lo aspettiamo positivo di domenica, con l'aiuto del pubblico, perché è molto importante che iniziamo bene. Per me di persona aspetto che il pubblico ci capisce il momento per noi e ci aiuta. Ovviamente adesso cerchiamo di riposare un po' la squadra, domani do un riposo completo a tutti per poter entrare carichi e forti la gara 1 del campionato. Non sarà facile, nonostante le prime amichevole fatti bene, dobbiamo rimanere tranquilli, piedi per terra, e lavorare bene.